Ti è mai capitato di trovarti nella situazione di pensare di non farcela? A me sì, e in questo video voglio raccontarti la mia esperienza. Tantissimo tempo fa ero uno studente di medicina, cioè almeno 20 anni fa, e mi sono trovato nella condizione di pensare di non riuscire ad andare avanti negli studi, nei miei studi. Avevo questo sogno di diventare medico un po' in là, buttato negli anni, e mi rendevo conto che tutto quello che stavo affrontando era molto molto difficile. Avevo ricevuto le mie prime mazzate, cioè non erano andati bene i primi due esami, e stavo per affrontare il passaggio al secondo anno. In pratica, se non superavo un esame, biologia nello specifico, non avrei avuto accesso all'anno successivo. Per me questa sarebbe stata una grandissima delusione e pensavo davvero di non riuscire a risolvere questa situazione. Per quanto non troppo grave, per quanto non troppo importante, ho vissuto per un po' di tempo un po' di sconforto anche mentre studiavo. Quindi voglio raccontarvi come ho superato questo problema. Ci sono una serie di cose che devi fare quando ti ritrovi in quella situazione e voglio farti un elenco che probabilmente ti aiuterà nel riconoscimento di questa situazione. Il primo è sicuramente riconoscere i propri limiti. Io per esempio quando studiavo non ero bravo a studiare tanto a lungo, quindi avevo delle giornate limitate per quel che riguardava la mia energia dello studio, e quindi riconoscere già il fatto che durante le giornate non avevo tutta questa energia per poter studiare perché mi annoiava uno studio così ripetitivo, avrei dovuto probabilmente allungare le mie giornate delle preparazioni degli esami. Quindi non ero uno di quelli appunto che studiava 12 ore al giorno, però probabilmente le mie 6-7 ore al giorno me le facevo, ma probabilmente mi sarebbe servito molto più tempo. Bisogna sicuramente avere degli obiettivi realistici, quindi se stiamo per affrontare un esame sicuramente dobbiamo darci del tempo per poter gestire lo studio, quindi è inutile che dico in 10 giorni studio questo esame quando in realtà me ne servono 30. Bisogna porsi degli obiettivi limitati nel tempo e che hanno una fattibilità. Riconoscere le difficoltà e sicuramente individuare le cause di queste difficoltà. Quando noi abbiamo riconosciuto questi problemi, sicuramente la soluzione la troviamo ed è molto più semplice di quello che ci immaginiamo. Imparare dai propri errori, che sicuramente ti mette nella condizione di fare continuamente un'autoanalisi, quindi riconoscere gli errori che abbiamo fatto magari nell'esame precedente e metterci in gioco diversamente in quello successivo. Poi sviluppare resilienza, sicuramente. Resilienza vuol dire resistere a tutto quello che ti può succedere. Durante una carriera universitaria, per esempio, ci sono tantissime fasi di alti e bassi, esami che non vanno e cose che non vanno come dovrebbero andare. La resilienza in quel caso serve a mantenere fisso l'obiettivo che noi abbiamo magari da qui a 6 anni, proprio nello specifico nel laurearti in medicina, e quindi la capacità di resistere fa parte di uno studente di medicina. Una cosa molto importante sicuramente è chiedere aiuto, trovare il supporto negli altri, studiare magari con qualcuno o avere un'attenzione, quindi nella cura del ricercare le persone che possono darvi una mano. Io ho studiato per tantissimo tempo con mia moglie, che in quella fase era proprio una compagna di vita e oltretutto è stata anche una compagna di studi. Prendersi cura di se stessi è fondamentale, perché fare un passo indietro e pensare che comunque noi veniamo prima di tutto, anche prima di un problema, prima dello studio e prima di giornate difficili, ci mette nella condizione di essere un pochino più centrati su noi stessi, e questo fa sì che quello che andiamo a affrontare durante la giornata o durante un nostro ipotetico percorso di studi sia totalmente più accettabile rispetto al disintegrare il nostro io. Anche se siamo in un momento particolare di stress, sicuramente la sperimentazione di cose nuove aiuta. Quindi in una fase di studio particolare, fare delle esperienze nuove aiuta sicuramente a distrarsi e aiuta sicuramente a trovare più voglia per tornare a studiare dopo aver fatto un'esperienza di un certo tipo. Anche un piccolo viaggio, se non fosse solo per il weekend, ti aiuta a staccare dalla routine quotidiana dello studio, quindi potrebbe essere uno spunto in più. Il mio consiglio ovviamente è quello di non mollare, di rimanere focalizzato sul motivo per il quale hai scelto di fare tutto questo. Quindi analizzando questi punti che abbiamo visto, il comune denominatore è sicuramente quello di resistere, di trovare modi per affrontare la tua quotidianità in modo diverso. Quindi se un obiettivo ha senso, se uno scopo ha senso e sentite che quella cosa va fatta e va portata a termine, non dovete guardare il quotidiano, ma dovete guardare un po' più di là, oltre all'ostacolo, e cercare di rimanere focalizzati su quelli che state facendo, magari attuando delle piccole modifiche abitudinarie che vi faranno vivere le giornate in modo diverso. Se ti è piaciuto questo video, lasciami un like, scrivimi nei commenti se vuoi vedere altri video di questo tipo e attiva la campanellina per rimanere aggiornato sui miei prossimi video, e ciao al prossimo video.